Oggi è la faccia di Bruno Vespa all'1.30, 1.31, il telegiornale era finito. Era finito e allora non c'era la televisione a colori, o almeno la nostra era in bianco e nero. Però il colore della faccia di Bruno Vespa l'ho visto. L'ho visto nel momento in cui cambiava l'espressione, l'atteggiamento. Non aveva ancora detto niente, ma ho capito che stava dando la notizia. Il corpo di un uomo è stato trovato in una macchina in via Caetani. Caetani è nel cuore di Roma, vicino a vie delle botteghe oscure, a pochi passi dalla sede del Partito Comunista, a un centinaio di metri dalla sede della Democrazia Cristiana, quella sede in cui per 54 giorni i dirigenti sono rimasti sempre riuniti per aspettare una notizia che si presumeva, grazie Fabrizio, una notizia che si presumeva meno tragica di adesso. Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, hanno, ecco, è arrivata la conferma. L'uomo morto è Moro. Si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa.